La dermatite atopica è una patologia molto importante, molto diffusa. Nell'ambito di un progetto europeo con la Fondazione Eczema, si è svolto ieri presso l'ospedale Santo Bono di Napoli, nei locali del padiglione Volano, l'Open Day dal titolo Dermatite atopica, educazione terapeutica. Un'iniziativa volta alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie della pelle. La dermatite atopica è una patologia molto importante, molto diffusa, che comincia dall'età neonatale per poi passare anche a manifestazione nel bambino di 20 nell'adolescente e anche nell'adulto, ed è accompagnato da una sintomatologia soprattutto fastidiosa, perché c'è prurito, c'è arrossamento della cute, c'è tutta una situazione di sintomi che portano un disagio anche da un punto di vista psicologico del bambino. Bisogna educare i genitori a come applicare gli emollienti, a come fare il bagnetto, come distrarre il bambino dal prurito. Non basta fare la prescrizione della crema, venire da noi in ambulatorio con una richiesta di visita dermatologica, prenotazione al CUP, quindi comunque insomma è un ambulatorio sempre aperto. C'è un caso urgente, tramite il contatto col pediatra di base, noi riceviamo fuori lista questi pazienti che hanno necessità. Gli obiettivi della Fondazione sono di sostenere sia i pazienti che professionisti, quindi medici in particolare, ma anche il personale paramedico, all'educazione terapeutica per migliorare la qualità di vita dei bambini e degli adolescenti che hanno l'eczema atopico, quindi la dermatite atopica principalmente. Questo è un incontro importantissimo, perché incontrare le famiglie, dare un'apertura ai loro problemi, soprattutto su un territorio in cui c'è anche molta improvvisazione e molti comportamenti non sempre corretti, ricondurre una patologia apparentemente semplice ma che nasconde molte insidie alla competenza dei nostri dermatologi è una cosa molto importante.